Benvenuti a Basta Parole Ma Fatti. Abbiamo come ospite in studio Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, ed è qui per parlare di cose importanti, cioè di fondi che saranno distribuiti nei prossimi 6 anni, fondi che saranno distribuiti a chi ha voglia di coltivare terreno, a chi ha voglia di dedicarsi all'agricoltura. E non ci stancheremo mai di dirlo che non è più il lavoro di una volta con le macchine che ci sono, e chi ha perso il lavoro magari in fabbrica o ha perso il lavoro magari nei servizi può davvero occuparsi di prodotti speciali tipici dell'agricoltura che sono prodotti di qualità. Ho rubato troppo tempo all'assessore. Di quali aiuti stiamo parlando esattamente, a chi vengono rivolti? Beh, sono 1 miliardo e 184 milioni di euro di investimento che nei prossimi 7 anni verranno distribuiti nel mondo agricolo. Oggi ci stiamo concentrando, proprio perché sono aperti dei bandi, 30 milioni di euro su un sistema cooperativo, 30 milioni di euro, e 30 milioni di euro invece di investimento anche per le aziende agroindustriali, comunque anche aziende agroalimentari. Sono in fondi importanti perché diamo la possibilità a una realtà importante, che è il sistema cooperativo, di poter essere sempre più competitivo, non solamente in termini di aggregazione, ma anche in termini di possibilità di sfondare mercati internazionali, perché oggi l'esportazione in Veneto è importante, continuerà ad essere importante, l'aggregazione è importante, il sistema cooperativo altrettanto. Oltre a questo, ovviamente, ci sono anche le altre aziende, altri 30 milioni di euro che mettiamo a disposizione solo per quel 2014, poi nel 2015 ci saranno molte altre risorse, perché anche le nostre imprese possono investire con un minimo di 40% fondo perduto, poter investire nella propria azienda ed essere anche loro competitive, mettendo nel mercato i prodotti di altissima qualità, come hanno sempre fatto in questi anni. Ecco, stiamo parlando del programma di sviluppo rurale, che aiuta cooperative, giovani, over 40, e soprattutto aiuta privati che invece con il piano precedente non erano stati aiutati. Sì, in qualche modo diamo l'opportunità anche a chi non era avvezzo a lavorare, entrare in questo comparto, di poter avere delle opportunità, anche in virtù di una crisi economica che su altri settori, secondario e servizi, ha una pressione troppo elevata. Il mondo agricolo ha sempre dato una grossa mano all'economia del Veneto, anche con queste risorse possiamo fare un passo in più e quindi mettere a disposizione non solamente risorse per le imprese, ma anche su altri settori che sono paralleli. Penso alle fattorie sociali, penso alle fattorie didattiche, penso anche a altri settori che possono essere importanti. Benissimo, ci fermiamo qui, però continuate a seguirci perché parleremo anche, per esempio, degli aiuti agli over 40, che sono quelle figure sociali che purtroppo hanno perso il lavoro ma non riescono più a rientrare nel mondo del lavoro.